Ben ritrovati. Oggi parliamo di Juan Mario Pacho, questo bandoneonista, direttore di orchestra e compositore. È anche lui molto importante nella storia del tango. Nasce nel 1880 e muore nel 1934. E vi dico dalla morte perché praticamente coincide con la fine di questa fase che andiamo ad analizzare. Vi ricordate, parte dal 26-27, finisce il 34, inizia il 35. Suo padre, di origine italiana, suona il bandoneon e pertanto Juan gioca da subito con questo strumento, che inizia immediatamente a studiare perché viene preso dalla musica del tango e da questo strumento. Noi lo presentiamo in questo momento, potevamo presentarlo anche molto prima, ma ha un senso perché diciamo che in una sua esibizione Pedro Mafia, altro direttore bandoneonista, in un'occasione dove suona Juan Mario, Pedro Mafia si innamora di questo strumento, già suonava la fisarmonica, viene colpito al punto che poi inizia a studiare questo strumento e sarà poi il maestro di tutti gli altri bandoneonisti. Nel 1899 forma il suo primo trio e nel 1903 il primo quartetto. Juan Mario Pacho, più di ogni altro, è il personaggio che fa risaltare il suo strumento, cioè il bandoneon. È colui che determina un cambiamento significativo nella storia di questo strumento nel tango. Infatti, le testimonianze storiche ci dicono che la prima apparizione del bandoneon è verso il 1870. Però, dopo varie vicissitudini, solo Juan Pacho Malio nel 1910 ha messo d'accordo sia i ballerini che i musicisti che questo strumento diventasse parte integrante dell'orchestra del tango perché dava quel colore e quel sapore che era tipico di questo genere musicale. E passiamo ora al 1912, dove forma l'orchestra criogia. Juan Mario Pacho. È uno dei primi a fondare questa orchestra che poi sarà quella tipica di sempre del tango. Ricordiamo che nella Seconda. puntata abbiamo parlato di colui che ha iniziato, ed è stato nel 1911, Vincente Greco, che è partito con questa prima orchestra, ma Juan è stato anche lui uno dei primi fondatori dell'orchestra tipica del tango. Nel 1920. Forma una nuova orchestra dove passarono veramente dei grandissimi musicisti, Elvino Vardaro, Rodolfo Biagi e tanti altri come Scorticati, come Juan Polito. E nel 1932 passò un quindicenne, allora quindicenne, grande bandoneonista e direttore successivo, Annibal Troilo. Quindi vedete quanti musicisti di notevole interesse lui abbia anche cresciuto. Andiamo a sentire la Chacarera. L'anno seguente, cioè nel 1928, incide un altro dei suoi brani e lo dedica a Armenovige, che è uno dei cabaret più lussuosi di Buenos Aires tra il 1910 e il 1920. Thank you.
curiosità, andiamo ora a sentire lo stesso brano registrato nel 1912. Ovviamente, oltre che allo sviluppo musicale, quindi l'evoluzione musicale, c'è anche e soprattutto da dire questa evoluzione tecnologica nelle registrazioni. Quindi sentiamo qualche secondo di questo stesso brano registrato appunto nel 1912. Cogliamo l'occasione per far sentire un brano molto interessante, sempre del 1912, e il Cabaret, che ci permette di capire come fino alla data del 1920 la base ritmica del tango era in abanera. Questo brano ci permette di sentire bene come ascoltare al meglio questa base ritmica che era tipica appunto del tango. Per chi fosse interessato a questo argomento, ci sono 12 puntate sulla nuova rassegna della Milonga, sempre su questo canale. Juan Mario Pacho nella sua carriera incise più di 900 brani, che pensate per quel periodo erano veramente tanti. Andiamo a sentire un altro pezzo, 1934, uno dei suoi ultimi registrati, Sabato Inglese. Questo brano, così come tante altre sue composizioni, divennero così famose che quando la gente andava a comprare un disco chiedeva direttamente dammi un paccio, per dire dammi un disco. E stupendi anche i suoi vals, che ora andiamo ad ascoltare. Iniziamo dal primo, Gritos dell'Alma, inciso nel 1930. A distanza di un anno incide Princesa, altro bellissimo vals, quindi del 1931, vals strumentale. Thank you.
Prima di ascoltare l'ultimo vals, vorrei proporvi alcune note per vedere se riuscite ad identificare questo bellissimo vals. Il titolo di questo brano è Violetas e andiamo ora ad ascoltarlo con Alberto Castillo e la sua orchestra che lo ha inciso nel 1948. Abbiamo ascoltato Violetas, un bellissimo vals del 1930, diretto e cantato da Alberto Castillo. Diciamo ancora due cose, delle innumerevoli cose che potremmo dire a riguardo di Juan Pacho-Amayo, questo grandissimo maestro e musicista. Che ha composto tanti altri brani, tango argentino, Royal Pigal e un copetin. Quest'ultimo brano, inciso per la prima volta nel 1912, ve lo proponiamo nella seconda versione del 1927 con cantante Carlos Vivan. E per fare un confronto vi proponiamo un copetin dal binomio D'Agostino Vargas, 1941. Copetín para brindar por la mujer que más amé, por la que tanto he soñado, brindaré por ella. Todo pasó, todo se fue, hoy solo soy sombras de ayer. E ora la versione di Ángel D'Agostino e Ángel Vargas. E per ultimo vorrei presentarvi un tango molto particolare, El Llorón, che è un tango antico che è stato scritto da anonimi verso il 1890 e che Juan Pacho-Amayo ha recuperato e Enrique Cadícamo poi ne ha scritto il testo. Successivamente poi sono stati fatti diversi arrangiamenti e attualmente noi questo brano lo balliamo anche come milonga.
Il pregio di Maglio è quello di, così come poi lo è stato successivamente Juan D'Arienzo, di rivolgersi un po' al passato e quindi prendere ciò che il passato aveva dato e quindi poi per creare un'innovazione. Lui che è sempre stato un grande innovatore. Per presentarlo usiamo un documento storico di un film dove Hugo del Carril canterà e suonerà questo brano all'interno di una scena di questo film. Buona visione. Esperate, tocca lo che ensayaste hoy. ¿Está bien? Sí, está bien, pero no sé, le falta ese algo que tiene el tango. Tío, entonces, ¡eso era un tango! ¿Qué tiene el tango que todo el mundo se escandaliza al nombrarlo? ¿Qué va a tener? Nada malo. A mí me gustaría escuchar uno. María Cristina. Pero si Tío dice que no tiene nada malo. ¿Quieres oír un tango? Bueno. Vale. Canta un tanguito. No, Felipe, ¿cómo crees que Sí, cante? Julián. Livianito, eh? Ay, Dios mío. El amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga. Pero a mí que si el que más liga, yo bien lo sé que es el llorón. Llorón, no me preocupa lo que digan. Llorón, a veces llora el que más liga. Llorón, las circunstancias las que obliga. Y siempre, siempre primero yo. Llorón, vos que sabés lo que es conquista. Llorón, yo pa' llorar soy un artista. Llorón, no hay una que se me resista. Y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte y me diplomeo haciendo corte. Por diversión yo tallo y rompo y pa' bailar soy como un trompo. A ninguna melia, chico, les canto flor, me juego entero, soy pa'l amor, cara de pico, hacerse a un lado, ¿qué paso yo? Llorón, no me preocupa lo que digan. Llorón, a veces llora el que más diga. Llorón, las circunstancias las que obliga. Y siempre, siempre primero yo. Llorón, vos que sabés lo que es conquista. Llorón, yo pa' llorar soy un artista. Llorón, no hay una que se me resista. Y siempre, siempre primero yo. ¿Qué te pareció? Muy bonito. ¿Y a vos, Angélica? A mí, la verdad, me han tenido con el corazón en la boca. Pero me gustó. Voy a acostar a los niños. E concludiamo in bellezza con una doverosa presentazione dell'interpretazione e arrangiamento di Hugo Díaz, El Llorón. In sintesi possiamo dire assolutamente che Juan Pacho Malio è stato uno dei pilastri della vieca guardia e che è arrivato fino a questa fase del 34, iniziando anche una parte della nuova.
Osservando questa immagine possiamo vedere come Juan Mario Pacho è stato protagonista delle prime quattro fasi su 10 che abbiamo classificato, iniziando dal suo trio del 1899 per andare al quartetto dove ha registrato diversi brani dal 1912 e per completare poi fino al 1934 con le sue ultime incisioni. Quindi un protagonista della nascita del tango e dello sviluppo. Purtroppo non è riuscito a vedere l'ulteriore sviluppo dal 35, dove poi ci sarà questo grande cambiamento con un gran ritorno di ballerini in pista. Purtroppo questo lui non è riuscito a vederlo. Bene, con questo concludiamo questa puntata e arrivederci alla prossima. Ciao ciao a tutti!